Un debito di oltre 5 miliardi di euro è una situazione non lontana dal dissesto. La Corte dei Conti per la Sicilia ha espresso un giudizio negativo sui conti pubblici regionali, pur approvando il rendiconto generale del 2012. Il governatore Crocetta e l'assessore all'economia Luca Bianchi erano corsi ai ripari, consapevoli che la Corte dei Conti li avrebbe bacchettati sui residui attivi iscritti in bilancio regionale, che ammontano a 3 miliardi e 600 milioni di euro. Infatti, il vice procuratore generale del Tribunale Contabile, Maria Ronica, ha mosso un richiamo al governo regionale all'Arsa ad un'attenzione responsabile sulla questione dei residui attivi. Sono scese in piazza a Roma le tute blu dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. I lavoratori che hanno guidato il lungo corteo diretto verso il Ministero dello Sviluppo Economico chiedono un nuovo piano industriale per Termini e la revoca dei licenziamenti. Gli operai hanno incontrato il ministro Zanonato che ha assicurato entro la prossima settimana sarà istituito un tavolo di discussione. Celebrati nella chiesa di San Giuseppe a Passo di Rigano a Palermo i funerali di Mirko Vicari, l'agente di polizia municipale trovato morto nel suo appartamento in via Scillato. Presenti centinaia di colleghi della polizia municipale, il comandante Vincenzo Messina e il sindaco Lelu Corlando. Intanto proseguono le indagini per stabilire se il vigile si sia suicidato o sia stato assassinato. Evasione fiscale, economia sommersa e abusivismo e ancora frodi, criminalità organizzata e traffici illeciti. Sono dati allarmanti quelli diffusi dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo nel corso dei controlli dei primi tre mesi del 2013. Tra i commercianti il 48% non rilascia lo scontrino e ammontano a 72 i responsabili di reati fiscali. Sgomento ad Alcamo, nel Trapanese, per il suicidio di Aldo Melodia, 60 anni, politico di lungo corso, leader del movimento di centrosinistra Nuova Presenza. L'uomo che si è tolto la vita impiccandosi nel garage della sua abitazione era un dipendente mobilità dell'ente di formazione CAS di Bagheria. Melodia non riceveva lo stipendio da 18 mesi. Emergenza casa in Sicilia. Più di 35.000 le domande di assegnazione di case popolari giacenti nei comuni siciliani, ma solo 600 sono quelle che hanno ottenuto risposta negli ultimi due anni. Dal dossier del SUNIA, sindacato degli inquilini, presentato oggi nella sede della CGIL Sicilia, emerge una situazione drammatica per l'isola. Truffavano l'INAIL e l'INPS certificando false assunzioni ed infortuni sul lavoro inesistenti allo scopo di ottenere poi le indennità. La maxi operazione Demetra, condotta dai carabinieri di Agrigento, ha portato in carcere 6 persone, tra cui 2 medici. Gli indagati sono 87, tra gli arrestati anche l'ex consigliere provinciale Giuseppe Vincenzo Terrazzino. Solo un rimborso al 5% e nessun risarcimento per i passeggeri della WinJet. E questo l'esito della richiesta di risarcimento presentata da migliaia di viaggiatori che la scorsa estate rimasero a terra a causa del fallimento della compagnia low cost catanese. Bus dell'AMAT fermi e corsi a singhiozzo. Il distributore che si trova all'interno del deposito AMAT è costantemente fuori uso. L'azienda palermitana di trasporto pubblico invia le sue vetture presso un distributore privato di Via Lanza di Scalea. L'impianto da solo però non riesce a rifornire tutti i mezzi a metano. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e video, seguici su www.blogsicilia.it.